Salute a tutti voi amici di Wild Hunters, ben ritrovati qui all'Arme degli Innocenti, sono con Alberto Cecchi. Allora Alberto, noi nei numerosi tutorial che abbiamo da fare, ce n'è uno che sta molto a cuore a moltissimi nostri amici cacciatori che ci hanno suggerito di fare un test con determinate cartucce. Allora, noi adesso faremo un test. Dobbiamo appunto insieme ad Alberto decidere a quali delle due distanze farlo, perché si tratta di un test diciamo particolare per una caccia diciamo molto popolare. Allora, innanzitutto abbiamo deciso di utilizzare due cartucce della Baschieri e Pella Agri che sono la F2 Short Range Dispersante, d'accordo, e la MB Tricolor Feltro, d'accordo. Quindi sono due cartucce studiate per un certo tipo di caccia. E naturalmente per abbinare a queste due cartucce un fucile adeguato a quel tipo di caccia, che cosa hai scelto? Questo è un Ureca 2 Beretta, certo.3,91 Beretta con canna 61 cilindrica. Benissimo, quindi per tiri a corta Sì, distanza. perché alla fine è Certo. inutile, cioè le prove vanno fatte sull'arma più adatta, perché nel bosco fitto i tiri sono sempre massimo 20 metri, è rarissimo sparare oltre. Perciò tirare nei 20 metri con 3 stelle, una cartuccia senza un tenitore più un 6 o Certo, 7, certo. fai una rosata di 15-20 cm. E quindi a che distanza, a che due distanze le tireremo oggi? Io sparerei a 15 metri A e 20, 20 metri. a 20 addirittura. 20 metri, perché tanto oltre beccacce, fagiani e tutto quello la mattina allo spolvero non sono queste le munizioni, però non hai più tempo per sparare. Quindi, Certo. perché lontano abbiamo già fatto, secondo me, parecchie Delle prove, si prove, certo. vede bene la difficoltà, il cambiamento, però da vicino molte persone pensano che una dispersante nella canna cilindrica non vada bene, mentre io posso garantire che Va va bene, benissimo. allora metteremo i bersagli a 15 e a 20 metri. Andiamo a provare queste due munizioni. Vi do soltanto le caratteristiche di base, poi dopo vi farò vedere in didascalia e in foto i particolari di tutte e due le munizioni in modo che ne abbiate ovviamente un'informazione precisa. Comunque, la F2 Short Range Dispersante è una cartuccia ovviamente calibro 12, bossolo da 70, 36 grammi di piombo. Piombo da 8,5, ovviamente, è un temperato nero, quindi non è nichelato, la polvere è l'F236. Questa cartuccia ha una borra in plastica del tipo dispersante, che è tipica della Baschieri e Pellagri, ha una velocità alla bocca di 405 metri al secondo, quindi molto veloce, e una pressione tenuta a 770 bar. Invece questa MB Tricolor Feltro, che ha una coppetta in plastica protettiva su tra polvere e borra, e poi ovviamente la borra in feltro, viaggia a 400 metri al secondo, quindi siamo lì, ecco perché è a 750 bar la pressione. Per cui sono due cartucce che in un certo modo hanno Molto simile. determinate caratteristiche, però hanno la polvere diversa dell'MB32, e qui è sempre una calibro 12 70, qui abbiamo 36 grammi, infatti per questo Solito è peso. il solito peso, però qui abbiamo un pallino un po' più grosso che è del 7. Perché a noi ci serve sapere due cartucce leggermente diverse che tipo di resa possono avere se uno va al fagiano o alla beccaccia. Ecco perché si voleva Perché il fare 7? questo Perché? test. E naturalmente verranno rispettate le distanze di tiro per tutte e due le cartucce. Bene, signori, adesso andiamo giù al tunnel a sparare.
Ecco, Alberto si sta preparando per sparare a 15 metri con la F2 short range dispersante. Alberto, qui mi devo mettere gli occhiali, nel senso, 15 metri fa paura, perché qua... Sì, perché cioè, qui non c'è... Poi cilindrica. Qui c'è una rosata e non scappa niente, neanche certo. Una mosca. Chiaro che a 15 metri mi sorprende che è una strozzatura praticamente inesistente, cilindrica. Sì, è vero, ci sono tutte a bersaglio, però vediamo anche una bella dispersione, un minimo di possibilità di errore. Un minimo errore comunque qui è abbastanza perdonato. Minimo, perché siamo a 15 metri sono veramente 36 grammi, pallino dell'8. Si chiama dispersante e ha disperso bene, però ecco, sono curioso poi di vederla questa cartuccia a 20 metri, Alberto. Va bene, comunque adesso io vi faccio i particolari sia del cartello che della parte centrale, quindi del bersaglio, in modo che vi fate voi un'idea e traete anche da voi le conclusioni su questa fantastica cartuccia della Baschieri. Bene, Alberto adesso spara con l'MB feltro tricolor 15 metri. Allora, 15 metri, però un gran botto hai detto, vero? Sì. Ha fatto un bel botto. Però, ecco, qui ci sono margini di errore per il tiratore un pochino più ristretti. E sembra strano perché quella non ha dispersante. Sì. Questa comunque è una cartuccia un po', se l'ha detto, tutto fare, perché l'MB Tricolor pallino del 7, 36 grammi, ovviamente, però ci sono così a occhio 8, 12, 16, 18, 20, 24, tra i 24 e 30 pallini. Quindi a bersaglio ci siamo sempre. Siamo, sì, però la struttura, il pattern, la struttura della rosata è leggermente differente. Consideriamo è arrivata anche la borra. E comunque sia, questo ti ripeto, 36 grammi, 15 metri, consideriamo che la rosata è questo, considerate se uno spara con 3 stelle o 2, si rientra una rosata così, qua un fagiano, una beccaccia nel bosco, un colombaccio al palco, qui immagine è grande. Cioè, certo, certo. Comunque appunto come si era detto anche prima, le conclusioni le trae il telespettatore, il cacciatore, noi dobbiamo soltanto, siamo gli esecutori materiali del delitto, però i mandanti sono loro perché ce l'hanno detto loro, quindi le conclusioni le traete da voi. Adesso portiamo tutte e due le cartucce a soli 5 metri di differenza per vedere se questi 5 metri fanno la differenza o non fanno la differenza. Questo sarà diciamo l'obiettivo. Adesso vi faccio subito le foto che vedete in didascalia, poi vi, almeno potete considerare meglio la prestazione della cartuccia. Eccomi pronto per effettuare il tiro con la F2 short range dispersante a 20 metri. Ecco amici, qui si comincia già a vedere 20 metri dispersante, quanto già ha allargato il range, proprio lo short range a 20 metri, considerando che abbiamo pallini dell'8,5 36 grammi, comunque se vedete qui ci sono già 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, quasi 30 pallini all'interno del bersaglio. Del bersaglio nero, sto parlando, con dei margini di errore nella centratura del tiro
molto 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 buoni, perché poi anche la concentrazione comunque non è malvagia. Sostanzialmente abbiamo una canna cilindrica, quindi a 20 metri ecco quello che vi potete aspettare. Adesso vi faccio le macro e poi dopo andiamo a tirare alla stessa distanza, 20 metri, la MB Tricolor Feltro. Eccomi pronto adesso per il tiro a 20 metri con MB Tricolor Feltro, così terminiamo il test. Eccomi qui per cercare di trarre qualche conclusione. Questa MB Tricolor Feltro, vi ripeto, 36 grammi, ha dato una rosata enorme, vedete, molto distribuita. A bersaglio ci sono 3, 6, 9, 10, 11 pallini, d'accordo? Però i margini di errore sono molto molto ampi, e questo credo che sia per questa cartuccia lo spirito con cui è stata progettata, per dare una rosata a 20 metri estremamente ampia. Poi ripeto, stiamo sparando con una canna cilindrica, però ecco, comunque da questo test che cosa si evince? Che a volte non si riesce a concepire il fatto che solo i 5 metri di differenza possano fare una differenza così marcata, perché questo è il punto, d'accordo? È una differenza fra due cartucce, una dispersante, una MB Tricolor Feltro, piuttosto sostanziale. Quindi i margini di errore sono diversi per ciascuna cartuccia, le prestazioni sono diverse e appunto 5 metri possono fare una certa differenza, una differenza che non avremmo mai pensato, d'accordo? Niente, il mio test è finito, adesso vi faccio le macro di questo bersaglio, così potete trarre le vostre debite conclusioni, e noi niente, ci vediamo a presto su un nuovo tutorial qui al tunnel dell'Armeria Innocenti. Un ringraziamento speciale ovviamente a Bastieri e Pellagri, che ci ha messo a disposizione le cartucce e la pazienza per fare questi test, che spero siano utili per tutti.